Una mattinata intensa, quella di domenica 24 aprile sull'isola di Capri, nonostante le condizioni meteo avverse, tutta dedicata alla prevenzione. Il comune di Capri ha aperto le porte dei giardini della Flora Caprense in occasione del Lions Day, dove i Lions Club International Capri e distretto Lions Leo 108, con un'organizzazione capillare, hanno dato ai cittadini capresi e ai turisti la possibilità di sottoporsi a dei controlli gratuiti di diabetologia, nefrologia e soprattutto audiologia, grazie alla Maxo, azienda napoletana leader nel settore audioprotesico, fondata nel 2004 da Marisa Bartolomucci. Una mattinata di screening e della valorizzazione dell'importanza della prevenzione, entusiasta la presidente del Lions Club International Capri, la dottoressa Rita Gori Colazza. We serve Lions Capri, questo motto internazionale, noi siamo al servizio, e quindi anche oggi la dottoressa Rita Gori Colazza a Capri per uno screening gratuito in collaborazione con Maxo, certo. Audioprotesi. L'idea come nasce di dare la prevenzione? Allora, l'idea nasce innanzitutto perché innanzitutto è stato riattivato un club storico, poi la prevenzione, perché i Lions, dove c'è un bisogno c'è un Lions, quindi è la nostra giornata del Lions Day. E abbiamo pensato come club di essere a Capri, proprio per essere vicino ai cittadini capresi, con la prevenzione dell'udito. Ringraziamo il presidente Bartolomucci, dottor Rino Bartolomucci. Rino Bartolomucci, perché non sentire è una cosa brutta, sei assente da tutto. E quindi questo oggi per noi è una cosa importante. Nasce una collaborazione, ci siamo sposati con i Lions di Capri, ma Lions in Capri. Club Capri. L'udito per la vita, uno dei cinque sensi che spesso si tende a sottovalutarne l'importanza, e non bisogna permettere ai disturbi uditivi di limitarne la vita. Al desk di Maxo, Giuseppe Mennella, informatore audioprotesico. La figura professionale dell'informatore audioprotesico è di una estrema importanza nei riguardi del paziente. Giuseppe Mennella, informatore audioprotesico Maxo. Voglio farti due domande veramente molto veloci e dirette. Quanto è importante la prevenzione verso l'udito, perché è il primo senso che si sviluppa? E poi l'altra domanda è: quanto è importante assistere a un paziente con difficoltà uditiva? È fondamentale, perché la prima causa di isolamento sociale è l'udito. Quindi è fondamentale, perché noi sappiamo che la vista isola dalle cose, ma l'udito ci isola dalle persone. Quindi è fondamentale essere capaci di socializzare e ascoltare sempre tutto quello che ci succede intorno. È la cosa più importante. Dobbiamo anche pensare che più del 10% della popolazione mondiale soffre di questo problema, solo l'1% fa prevenzione e corre ai ripari. Farlo nel momento giusto è fondamentale, perché correre ai ripari nel momento giusto è fondamentale, perché più si aspetta e più diventa difficile recuperare delle capacità. Infatti molte persone purtroppo corrono ai ripari quando è veramente tardi. Ma c'è un qualcosa che però allontana i pazienti con difficoltà uditive dall'acquisto, dal mercato delle audioprotesi, ed è proprio il prezzo, perché molti sono spaventati da queste cifre esorbitanti. Maxo perché ha un valore aggiunto rispetto agli altri? Maxo è riuscita con un prezzo sociale, con interventi ASL mirati e accordi importanti con le aziende fornitrici, di avere una base importante, cifra massima di 950 euro per al paziente finale. Una grande novità è giunta sull'Isola Azzurra, messa in campo proprio dalla Maxo, che oltre al servizio di teleaudiologia che già da qualche anno esegue, si è presentata con la Telefarmamedica, un progetto al passo coi tempi per superare tutte le barriere e spesso le lunghe attese che la sanità pubblica ci impone. Una strumentazione per uno screening multidisciplinare come telecardiologia, oftalmica, diagnostica dei parametri vitali, odontoiatria, dermatologia e l'ecografia. Un servizio all inclusive in una valigetta dotata di sofisticati software all'avanguardia. Gioioso per la riuscita della manifestazione Salvatore Ciuccio, assessore alle politiche sociali del comune di Capri, presente tutta la mattinata a sostegno della sua popolazione.